terzo giorno di Vinitaly e siamo di nuovo in Toscana. Siamo con Marco Sbernadori, fattoria di Palazzo Vecchio, dovremmo dire. Poi siamo fra la Toscana e Milano, perché Marco si alterna fra Milano, dove risiede. Marco è editore, è stato presidente della Federazione di Triathlon Italiano, e poi una grandissima passione per il vino che l'ha portato a Montepulciano. Certo, beh, una passione molto grande che viene da lontano, perché mio padre aveva una terra con delle vigne nel Pavese, per cui mi ricorda anche i tempi da ragazzino, che ho recuperato un po' più avanti negli anni, ma in maniera molto passionale. Ecco, formare un grande campione dello sport e portarlo alle Olimpiadi, creare un grande vino rosso, che cosa hanno in comune le due cose? Ma io credo che in tutte e due le cose ci sia la volontà di arrivare a qualche cosa di perfetto, ai propri sogni, e perciò è una strada abbastanza, diciamo, complessa, ma tutto sommato fatta di step e di momenti in cui tu raggiungi il compimento di te stesso in tutte e due cose, tanto che se fai l'atleta e tanto che se produci del vino. L'attendere l'annata che esce fuori, il nuovo vino che sta con i suoi profumi, con i suoi colori, eccetera, eccetera, ti dà la stessa emozione, la stessa forza che una vittoria del grande campione. Ecco, quando è iniziata l'avventura di Palazzo Vecchio? Ma Palazzo Vecchio, diciamo che è iniziata nel 1990, era una struttura che non produceva vino ma solamente vigne, uva, perciò che dava a una... Abbiamo delle bellissime immagini della tenuta e della bottaia. Certo, per cui era una... davamo solamente delle uve alla cantina sociale. Nel 90 abbiamo ristrutturato tutta questa parte aziendale, compresa una vecchia cantina del 1400, abbiamo incominciato a produrre originariamente solamente del vino da invecchiare. Poi dopo, come sempre succede, le cose si evolvono, abbiamo imbottigliato e la storia sta continuando. Però il primo vino è stato prodotto nel 1990. Ecco, parliamo di Rosso di Montepulciano e Nobile di Montepulciano. Sì, non solo, anche le loro, diciamo, la riserva, e l'altro vino che abbiamo, che è il Terra Rossa, che è il nostro, diciamo, vino d'eccellenza. Però in fondo tanto il Rosso che il Nobile sono poi quelle sui quali noi basiamo, gli altri sono più dei fiori all'occhiello, diciamo. Questa è la nostra realtà. La nostra realtà è vino Nobile di Montepulciano e Rosso di Montepulciano. Direi che la particolarità un po' nostra è di aver sempre pensato che il Rosso di Montepulciano non fosse un derivato del Nobile, ma che fosse un vino a sé stante. Per cui il pensiero di quando abbiamo prodotto il Rosso è stato proprio quello di dire: è un altro vino, è della serie, diciamo, del Nobile, perché i terreni, le uve evidentemente sono le stesse, però è un vino a sé. Ecco, per quanto riguarda l'affinamento del Rosso, L'affinamento, tutte le nostre bottiglie e tutti i nostri vini hanno un affinamento di un anno in vetro, il che naturalmente... Mi riferivo all'invecchiamento in bocche. No, l'invecchiamento è un anno per il rosso, in botte grande, sono in rovere francese, 2 anni. Per il Nobile, 3 anni per la riserva. Ecco, la dimensione delle botte, vediamo dalla cantina, ci sono diverse dimensioni. Sì, ma soprattutto noi abbiamo tenuto una misura, diciamo una misura media, perché la dimensione sono 30 ettolitri, che è una convinzione che mi sono fatto, forse sballata, ma mi sembra che dia dei risultati. E una dimensione corretta, giusta anche per una giusta cessione dei legni, insomma. Bene, grazie a Marco Sbernadori.
Bernadori, fattoria di Palazzo Vecchio, vino nobile di Montepulciano. Salute a tutti. Grazie mille a voi.